Ecco lo stile domani, ragazzi, il react di quanti carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme in cui dobbiamo assolutamente andare ad approfondire le parole di Platini intervistato alla stampa, che ha parlato in maniera molto diretta a Ceferin e a Infantino definendoli di usurpatori di poltrone. Non ha tutti i torti, siamo tutti dalla sua parte, chiaramente è un vecchio cuore bianconero che ha detto no a un suo eventuale ritorno dopo 30 anni e passa alla Juve, però mai dire mai, perché comunque guarda caso ha rilasciato una intervista dopo tanto tempo, non è più un ruolo politico neanche nell'UEFA, chissà che non possa in teoria ritornare come presidente, però ripeto, avendo smentito così, non si sa mai, ripeto, nel calcio, ma ci sono piccole possibilità. E poi due cosine anche sul discorso della sentenza, perché la Corte Federale d'Appello deve fare tutto entro il 4 giugno, altrimenti la pena non potrà essere afflittiva, ma andrà alla prossima stagione. La Juve farà di tutto per trovare i cavilli per allungare i tempi. Fatto questo, saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stile della Magna vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Tra questi, tutti gli abbonati straordinari. Allora, l'intervista ha veramente fatto un grande piacere, perché Platini ha dimostrato ancora una volta di avere un attaccamento molto forte alla maglia che ha indossato e a tutti i tifosi che l'hanno sostenuto e gli ha dato grande forza. Ha detto che senza di loro non sarebbe mai riuscito a diventare quello che è stato, e ha detto anche che il grande crocevia della sua carriera è stato a Nancy, quando decise di andare via dal di là e appunto sposare la causa bianconera. Quindi senza quello la sua carriera sarebbe stata completamente diversa. E un'altra cosa che diciamo che gli ha cambiato la vita è stato un incontro fatto in un ristorante appunto tantissimi anni fa, che appunto e lì conobbe delle persone che poi lo instradarono, gli diedero dei consigli eccetera per farlo diventare l'uomo che è. Anche non solo questo, anche un altro crocevia di cui ha parlato è stato quello delle Iselle e della finale persa con l'Amburgo, e dicendo anche con Boniek, spesse volte se la Juve avesse vinto quella finale lì in cui eravamo più forti e abbiamo perso veramente da polli col gol di Magath, avremmo potuto aprire un ciclo e vincere 3 Champions League. Quindi a volte purtroppo il destino è beffardo, quindi magari vinci quella Champions League macchiata da quello scandalo dei morti e poi magari non vinci alcune Champions League dominandole, avendo anche sulla carta giocatori più forti, e poi le riunioni della sorte ti si rivolta contro e non riesci a vincere appunto partite che sembrano alla portata e che sembra che dovessero finire, non so, 2-3-0, ecco. Quindi anche quello lo ha scosso molto come uomo e lo ha formato tantissimo. E appunto ha detto che a distanza di 30 anni non avrebbe senso ritornare nuovamente alla Juventus per ritrovare persone con cui non ha mai lavorato. Però ecco, ripeto, che non siano frasi di circostanza, perché ricordiamoci anche Capello odiava la Juve e poi l'ha allenata 2 anni. Quindi ripeto, mai dire mai nella vita. Sembra che non torni, come ho detto nel preludio del video, però io fino a che non siamo sicuri continuerò a sperare da grande juventino doc. Ecco, detto questo, altra cosa che ha fatto riflettere sono le parole molto forti e spinte che Platini ha rivolto verso Ceferin, come sapete tutti, presidente UEFA, e Infantino, presidente FIFA, dicendo che lui si occupava soltanto di calcio, cioè del pallone, del grande amore per lo sport, veicolando i valori che tutti vogliamo, tutti noi tifosi ci aspettiamo in giro per il mondo quando si parla di calcio. Quindi tenere i valori, le bandiere, i grandi miti, le leggende, i gagliardetti, la passione per il calcio, le emozioni, tutte queste sensazioni che adesso abbiamo perso, perché tutto è una girandola di soldi, di potere, di incroci, di poltrone. E lui quindi ha fatto tutta quella parte lì, è stato anche messo nelle condizioni di rischiare di essere beccato ad aver fatto cose che non aveva fatto, cioè è stato accusato di aver fatto illeciti che non aveva commesso, e ci ha messo tanto a togliersi questa spada di Damocle, questo marciume di dosso che gli avevano buttato questi caproni che volevano le poltrone. E quindi lui ha detto: questi qua, Ceferin e Infantino, si occupano soltanto della politica del calcio, della poltrona, e hanno aumentato il numero di partite soltanto per fare più soldi, fregandosene dei rischi che correvano i giocatori, degli infortuni, della difficoltà comunque nel gestire un ingranaggio così grosso che diventava pieno di partite, pieno di celebrazioni, di eventi eccetera. E quindi lui ha detto: io so di per certo che la Superlega si farà non in questo momento, non con queste sistemazioni, con queste strutture politiche, ma si farà in futuro. Quindi è positivo in questa Superlega, quindi volente o nolente Ceferin sarà sconfitto dal sistema che lui stesso ha boicottato. Quindi ci ha dato un input molto importante Platini, ci ha fatto aprire gli occhi su chi realmente sono questi sciacalli di Ceferin e Infantino. Lui ha preso le distanze da quelli che conosceva da prima.
Quindi una vergogna inaudita. Questi hanno aumentato il numero di partite facendo finta che il calcio è di tutti, il calcio è del sociale, no? È per aiutare tutti quei paesi che comunque non possono in qualche modo essere raggiunti dal pallone, quindi aiutare i bambini a sognare un giorno di diventare calciatori, vedere i loro miti in TV, cosa che prima non potevano fare perché appunto alcune nazioni magari non si qualificavano neanche per la Conference, per l'Europa League, per la Champions, eccetera. Quindi si sono presentati come i fautori dell'umanità, come se fossero i presidenti della FAO, non so, o dell'UNESCO, che stiano proteggendo un patrimonio. E lui ha detto: Infantino e Ceferin si sono macchiati in maniera indelebile degli aiuti che continuano a ricevere dal Khelaifi, presidente del PSG, per non parlare di Mansour del City. Quindi ormai è sotto gli occhi di tutti, sono robe scandalose che vanno assolutamente denunciate, e volevo assolutamente fare un video a riguardo perché mi sembrava doveroso e in maniera assoluta. Quindi questo è quello che ha detto, mi ha lasciato veramente di stucco, ma niente di nuovo da un lato, ma dall'altro finalmente uno che ha avuto il coraggio di svergognare e sbugiardare questi soggetti. Per chiudere il video, non farlo troppo lungo e tedioso, volevo anche dirvi che siccome era stata rimandata la sentenza famosa dei 15 punti con la condanna dei dirigenti che voi sapete, Agnelli, Cherubini, Nedved e Arrivabene, appunto questa decisione che era stata rimandata il 10 maggio dovrà avere la giustificazione per la sentenza entro breve, si pensa nella giornata di oggi, in modo tale che la Juventus potrà organizzare la difesa. E speriamo, io ve lo spero veramente, che la Corte Federale d'Appello, per fare la nuova sentenza sulle plusvalenze e vedere se questi punti saranno 15, ma non credo, o saranno 9 o 7, dovranno metterci meno del 4 di giugno. Quindi la Juve ha le carte in tavola per poter in qualche modo posticipare questa data in modo tale che la pena non sia afflittiva in questo campionato, cosa che Paco D'Onofrio ha detto, e anche a Feltra è stato molto chiaro: non sono juventini ma sono dei legali di tutto rispetto, esperti di codice giuridico, e sanno esattamente quello di cui stanno parlando. Quindi se loro dicono che la Juve ha le carte in tavola con le carte Coviso e tutti gli elementi alla mano, ok, che provano che non abbiamo commesso illeciti, e ricordiamolo che l'aver rimandato una sentenza e la restituzione di 15 punti è già una sorta di ammissione di colpa della FIGC, va detto, di questi sciacalli e questi ratti che stanno rosicchiando quello che gli è rimasto, vuol dire che la Juve ha la speranza appunto di rimandare il tutto alla prossima stagione, in modo tale che Ceferin non ci può toccare a livello di UEFA, possiamo arrivare secondi, quello che è, entro le prime quattro, vincere l'Europa League e qualificarci per le coppe. Poi vedremo il prossimo anno quello che succederà, ma anche lì la Juve può fare in qualche modo cadere la situazione in prescrizione, anche se non abbiamo commesso nessun illecito. Grazie di essere stati con me, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me da Nila. Come sempre vi ricordo che chi volesse aggiungermi anche su Facebook, mi cerchi come Stivello Magno, mi scriva in chat privata e lo aggiungerò nella mia amicizia e gli manderò tutti i video in real time. Chi vuole iscriversi anche al canale Juve World, qua sotto trova il secondo canale mio dove ho messo un po' di tutto, magari vi piace. Ciao ragazzi!